Eugenio Sartori, direttore generale dei Vivai Cooperativi Rauscedo. Oggi è l'inaugurazione del VCR Research Center. È da qui che verrà la vite del futuro? La vita del futuro io spero proprio che venga da qua. Noi abbiamo fatto questo investimento importante in termini finanziari, importante a livello di dimensioni e direi anche un centro dal punto di vista architettonico molto originale, perché queste navate che vedete rappresentano i filari e diciamo l'estetica è un'estetica piuttosto asciutta che ricorda le nostre prealpi carniche. E qui ci sono tutte le condizioni per poter sviluppare e poi mettere a disposizione dei viticoltori la vite del futuro. La vite del futuro deve avere una capacità di autodifesa dalle malattie più importanti, peronospora, oidio, ma anche black rot, malattie secondarie, e deve essere più resiliente al cambio climatico. I Vivai Cooperativi Rauscedo hanno sempre accompagnato nei punti di svolta la viticoltura italiana. Diamo anche un po' dei numeri. È ormai da molti anni che siamo leader mondiali. 80 milioni di barbatelle, non c'è nessuna azienda vivaistica al mondo che riesce a fare tanto. Il più importante dopo di noi possiamo trovarlo in Francia con 12-13 milioni di piante, in California con più o meno un'altrettanta produzione. Però noi, grazie alla formula cooperativa e quindi al fatto che abbiamo 210 soci, unità produttive che lavorano per la cooperativa, riusciamo a fornire, a mettere a disposizione dei viticoltori questo volume estremamente importante. Chiaramente dietro ci sono le piante madri porti innesto, 1560 ettari su 2500 che vengono coltivati in Italia. Ci sono altri 1300 di piante madri marze, ma noi come azienda cooperativa ci stiamo estendendo a Fossalon di Grado, vicino giusto a 3 km del mare Adriatico, in una zona dove per questioni sanitarie abbiamo ritenuto importante realizzare questo blocco di piante madri e sono 150 ettari, ma ogni anno stiamo crescendo perché noi dobbiamo controllare lo stato sanitario e genetico delle nostre barbatelle fin dalla loro nascita, fin dalla costituzione della nuova varietà o della selezione del clone. E quindi questo centro di ricerca è funzionale a questi obiettivi. Noi esportiamo oltre 30 milioni di piante in 40 paesi del mondo. Una realtà sicuramente da prendere d'esempio, abituata a confrontarsi con tutti i mercati, cosa particolare è che spesso il mercato più difficile è quello italiano, soprattutto per un sistema normativo un po' ingarbugliato. L'origine è alla base della nostra piramide qualitativa, origine e innovazione devono andare d'accordo. La viticoltura, ma anche il mercato, il consumatore è cambiato. Abbiamo una viticoltura e un apparato burocratico, soprattutto, che tende a far cristallizzare lo status quo, a non permettere delle progressioni a livello di varietà, di varietà resistenti anche, o anche di porti innesti. Dobbiamo essere più dinamici, dobbiamo pensare a una viticoltura che abbia meno freni, e anche perché il viticoltore di oggi è imprenditore. Vediamo quello che sta succedendo in frutticoltura. Ci sono migliaia di varietà nelle diverse specie che vengono inserite. C'è un dinamismo che assolutamente non trova riscontro in viticoltura. Bisogna essere pronti al cambiamento, affrontarlo, farlo diventare un'opportunità, altrimenti si è travolti. Ma certo, il rischio è di perdere terreno. Noi abbiamo ormai 4 anni o sono inviato le nostre varietà resistenti che sono state create all'Università di Udine grazie al loro lavoro che è iniziato nel 1998. Siamo nel 2021. Negli Stati Uniti in 2 anni le hanno saggiate dal punto di vista sanitario e le hanno messe a disposizione dei viticoltori di tutti gli Stati Uniti. Un viticoltore della Virginia può piantare Sorelli, Merlot Cantus, Merlot Corus senza nessun problema. Qui abbiamo la stragrande maggioranza delle regioni italiane che ancora non hanno autorizzato la coltivazione di queste varietà. Allora, non servono? Parliamo di sostenibilità così, giusto per riempire i salotti di chiacchiere. Allora, la sostenibilità o si fa realmente e le possibilità che ci sono, diciamo, varietà resistenti, porti innesti M, Università di Milano, che sono più resilienti di altri porti innesti, o vengono messi a disposizione dei viticoltori, altrimenti è inutile parlare.